Le video notizie di distribuzione moderna. Just Eat nel tempo è nota come una delle principali piattaforme di consegna di cibo a domicilio, quindi quello che abbiamo fatto fino ad oggi in oltre 10 anni è mettere in contatto clienti con ristoratori. A partire da quest'anno iniziamo invece a muoverci in maniera più decisa in una nuova dimensione che è quella della consegna della spesa a domicilio. Questo fa parte di un disegno più ampio che a livello di gruppo stiamo portando avanti, che è quello di dare sempre maggiori servizi ai consumatori. Oggi i consumatori, specialmente delle grandi città, oltre a ordinare cibo a domicilio, hanno anche il desiderio di farsi ricapitare la spesa, e quindi Just Eat si muove in questa direzione per offrire anche questo servizio. Una delle principali partnership che abbiamo stretto recentemente è quella con Carrefour, nota catena leader nel settore della grande distribuzione, che ha iniziato a collaborare con Just Eat per poter offrire la spesa a domicilio. Siamo partiti in 5 grandi città, abbiamo oltre 30 store già online, ma l'obiettivo è di salire fino ad arrivare a quasi 200 store in oltre 20 città, o comunque in tutte le principali città in cui operiamo col nostro servizio di logistica, che sono oltre 44. La volontà di Just Eat è quella di continuare ad ampliare la gamma dei servizi offerti, quindi da un lato continuando ad espandersi e aggiungendo nuovi brand legati al mondo della spesa a domicilio, ma andando anche oltre in altre categorie. Ad esempio, abbiamo iniziato a offrire anche il servizio di consegna di fiori, abbiamo volontà di espanderci in ulteriori categorie gradualmente per dare un numero sempre maggiore di servizi. Questo garantendo la consegna tramite il nostro servizio di delivery, che è effettuato, lo ricordo, tramite lavoratori dipendenti, è unico nel suo genere, siamo l'unica tra le grandi piattaforme che ha deciso di assumere tutti i propri rider, e questo pensiamo sia qualcosa di importante per differenziarci, ma soprattutto per offrire un livello di servizio maggiore e anche delle tutele a tutti i lavoratori che operano per la nostra piattaforma.